è riuscita a riaprire la serie scudetto evitando, come due anni fa, che Civitanova festeggiasse il tricolore al Palabarton. La Sir vince 3-1 contro la Lube in una partita combattuta, soprattutto nel primo e nel quarto set, ed ora tornerà a giocare l'Eurosuole Forum mercoledì sera, dove proverà a cercare l'impresa per pareggiare la serie e giocarsi la gara decisiva in casa domenica prossima. Era una partita da dentro fuori per i Black Devils e finalmente la squadra di Gerbic l'ha giocato a un livello importante, sia in fase in attacco che di difesa, con un Leone incisivo anche a servizio e con una squadra che è riuscita finalmente a migliorare in tutti i fondamentali. Eppure il primo set la Sir l'aveva persa ai vantaggi con la Lube, che ha cominciato ad accarezzare l'idea della festa. L'ultima pipe di Leon terminata out è stato un colpo basso per i tifosi e soprattutto per papà Leon seduto in tribuna. Ed invece nel secondo set Perugia ha guadagnato subito diversi punti di vantaggio, trascinata proprio da Leon, che ha infuocato il palazzetto da due muri di Riclicchi e un ace di Giannelli. La Lube ha ceduto anche il terzo set, sul 12 pari è stato un ace del solito Leon, seguito da quello di Mengozzi, a scavare il divario tra le due formazioni, con il polacco cubano diventato devastante con gli ultimi due ace, che hanno fissato il punteggio sul 25-18. Il quarto set è stato equilibrato, con sorpassi e controsorpassi. La Lube era rientrata mentalmente in una partita che si è trascinata ai vantaggi, dove decisivi sono stati un attacco di Henderson e un errore di Kovar. I numeri della sfida premiano i padroni di casa, che fanno meglio in battuta, in ricezioni, in attacco e a muro. MVP, il capitano Leon, che mette a segno 21 punti con 5 ace e il 62% in attacco. Doppia cifra anche per Henderson e Riclicchi, mentre un contributo importante l'ha dato Mengozzi, 71% in attacco, 3 muri e un ace. Stasera da Simone l'hai fatto soffrire, era ora? Sì, Simone è sicuramente un gran giocatore, quei grandi giocatori lì bisogna cercare di limitarli, fai fatica a fermarli proprio al 100%, quindi cercando di limitarli, quando loro vanno in difficoltà, approfittare di quelle piccole imprecisioni. E stasera ce l'abbiamo fatta, dobbiamo cercare di replicare questa prestazione anche in gara 4 e cercare di riportare la serie a casa nostra davanti a questo fantastico pubblico. Sicuramente la qualità nostra ha fatto sì che anche i giocatori loro andassero in difficoltà e quindi si è visto che hanno cambiato tanto, che hanno cercato di cambiare, perché tanti giocatori non erano all'altezza di quello che di solito facevano in prime due partite. Dobbiamo giocare bene a pallavolo, come l'abbiamo fatto per 8 mesi, l'abbiamo dimostrato di poterlo fare e dobbiamo tornare a farlo, basta. Beningini, ci può essere un po' di delusione, ma insomma questa è la finale scudetto, quindi... Ma sì, ma è chiaro che quando si perde non è che uno può essere contento, però sapevamo che stasera sarebbe stata ancora più difficile.